col treno giù nel meridione per fare la grande manifestazione il 22 ottobre del 72. In pullman treno che pareva un balcone coi balconi con le perle per la processione, il treno era coperto di bandiere rosse, slogan, cartelli scritti a mano. Da Roma, Ostiense, 1200 operai, vecchi, giovani e donne con i bastoni e le bandiere arrotolate portati tutti a mazzo sulle spalle. Il treno parte per un incrociatore e tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino si ferma e non vuole partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione, tutti corrono coi megafoni in mano e richiamano, andiamo via Cassino. Compagni da quel regione d'un campo minato, chi vuole si rimette in cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ripreso la sua processione. Anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma di Urtino. Il treno di Bologna è saltata, primerno una notte, una notte d'inferno. E i feriti tutti sono ripartiti, caricati su un altro treno. Funzionari responsabili, sindacalisti sdraiati sulle reti dei bagagli per scrutare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati, vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono sopra i vani. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. Famiglie intere a tre generazioni sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione, dal treno non è sceso nessuno. La vecchia, la figlia delle rifiniture, il marito alla verniciatura, la figlia della figlia alle tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore, aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente, aspettano che tutta la vita che stanno ad aspettare per un certificato mattinata interi anni e anni per 2 soldi di pensione. Forte dentro il volo, guardare quelle facce bastava solo. Con la notte, le stelle, con la luna, i binari stanno luccicanti, mai guardati con tanta attenzione, e camminando sulle traversine, mai individuata una regione, dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano passo l'uomo, pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie come un cavallo tirato al suo padrone. A Napoli la galleria illuminata, bassa e sfasciata con la fermata, il treno che pare un balcone, qualcuno vuol salire, attenzione, non fate salire nessuno, può essere una provocazione, si sporgono con i megafoni, mani un piede sullo scalino, e gridano, gridano quello che ha in mente, sono comizi, la gente sente, ora passa la notte con la luce, la ferrovia è tutta popolata, contadini e pastori che l'hanno sorvegliata, col gregge sparpagliato, la Calabria sua casa sotto i piedi, ci passa dal tetto di una casa una signora grassa, fa le corna e alza la mano, e un gruppo di bambini ci guardano passare, e mi fanno il saluto romano, ormai siamo a Reggio, la stazione tutta nera di gente, domani chiuso tutto in segno di lutto, ha detto Ciccio Franco a spalle, e alla mattina c'era la paura, il corteo non riusciva a partire, ma gli operai di Reggio sono andati in testa, il corteo si è mosso improvvisamente, è partito a punta come un grosso serpente con la testa corazzata, i cartelli schierati lateralmente l'avevano tutto fasciato, volavano sassi e provocazioni, ma nessuno se ne pure voltato, gli operai delle mine Romagna parlavano con occhi stupiti, metalmeccanici di Torino e Milano puntavano in avanti tenendosi per mano, le voci rompevano il silenzio, nelle pause si sentiva il mare, nel silenzio di quelli fermi che stavano a guardare, e ogni tanto dalle vie laterali si vedevano i sassi volare. Alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci, quanta commozione, il nord è arrivato nel meridione. Alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci, quanta commozione, gli operai hanno dato una dimostrazione.